Benvenuti nuovamente, io mi chiamo Antonino e questo è Lo Scaccianoce, il canale che parla di audio e molto altro. Questo che vedete è il molto altro. Da qui in avanti faremo un unboxing di questo NAS che ho appena acquistato. Vi spiegherò per quale motivo una persona che ascolta musica, guarda film, ha bisogno di un NAS. E partiamo con l'unboxing. Cerchiamo di sconfezionare il tutto. Ha cambiato scatola. Allora, il NAS in questione è un TeraMaster. La sigla del TeraMaster la vediamo qui ed è un F2 210. Dovrebbe essere un NAS che può supportare due, praticamente, si chiama, detto due bay, può supportare due materialmente hard disk per poter fare il classico RAID 1 e tante altre configurazioni che poi andiamo a vedere. La scatola si presenta così, l'apriamo. Mi dimenticavo di dirvi che questo NAS è il più economico che potete trovare ad oggi su Amazon. Io, in base alle caratteristiche e al processore che c'è all'interno e la RAM che utilizza, è il più a buon mercato. Lo proveremo e vedremo, diciamo, che prestazioni ha, cioè se riusciremo a fare lo streaming in 4K e via dicendo. Per il momento lo sconfezioniamo e cerchiamo di capire che cos'è. Allora, qui abbiamo alimentazione, un cavo LAN, addirittura il cacciavitino per avvitare le varie viti. Sugli hard disk, credo. Vabbè, altre viti, rondelle e molto altro. E questo è l'alimentatore. Adesso lo mettiamo da parte e lui è. Lo spostiamo. Ecco qua. È proprio confezionato a dovere. Eccolo qua. E questo è il NAS. Davanti abbiamo gli indicatori dei due hard disk, l'indicatore della porta LAN quando è inserita e se è acceso spente. Questo è il tasto di accensione. Vediamo sul retro una grande ventola per la dissipazione, due porte USB 3.0 e la porta LAN e l'alimentazione. Per quanto riguarda l'inserimento dell'hard disk, è fatto in plastica, al contrario invece della struttura che è in alluminio. Boh, che dire, a prima impressione mi sembra solido e sembra carino, ma per 159 euro lo vedo bene. Vediamo come si comporta poi con l'installazione e via dicendo. Adesso procederemo all'installazione dell'unico hard disk di cui sono in possesso. È un Seagate Iron Wolf proprio apposta per NAS. Al momento ne ho soltanto uno, a breve ne acquisterò un altro per utilizzare il RAID 1 per la copia di backup. Insomma, serve per non qualsiasi cosa succede a uno dei due dischi, l'altro ha la copia identica, come la copia specchio chiamata. E tra l'altro questa marca, proprio Seagate, questo modello, l'Iron Wolf, è proprio consigliato dalla casa costruttrice, da Tetra Master. Quindi procediamo ad aprire il vano HD1, andiamo a vedere il senso che è questo e inseriamo l'hard disk nell'apposito alloggiamento. Le viti combaciano, combaciano. Da notare le due serie di viti, uno per l'hard disk da 2,5 e uno per l'hard disk da 3,5. Quindi queste le posiamo e usiamo quelle da 3,5 che fanno a caso nostro. Quindi avvitiamo le viti nell'apposito alloggiamento, che sarebbero 4 almeno. Aspetta, queste sei. Adesso riinseriamo il bay all'interno della sua scatolina. Ok, quindi in teoria il NAS è completo e farcito di hard disk e andremo poi a vedere di configurarlo dal nostro PC. Di
Dimenticavo di dirvi le dimensioni dello scatolotto. Io ho problemi di spazio perché è un rack molto piccolo, quindi mi interessava sapere che dimensioni, diciamo, avesse sto NAS, e ho avuto difficoltà, quindi ve lo faccio vedere. Ha dimensione di quasi 12-11,5 di larghezza, per, se consideriamo anche la ventola posteriore, circa 23 cm, per un'altezza di 13. Per dovere di cronaca, NAS posizionato correttamente nel mio rack, l'ho collegato al mio router Fritzbox 7590 e chiudiamo qui, e adesso vediamo se riusciamo a raggiungerlo da PC. Ed eccoci collegati al PC. Per prima cosa vi consiglio di recarvi sul sito del produttore per scaricare il software che vi consentirà di identificare il NAS con facilità ed eseguire la prima installazione. Riepilogando, questo è un TeraMaster F2210. Il NAS può contenere fino a 2 hard disk per un massimo di 18 tera. E ha il costo di circa 160 euro, ma lo trovate anche a meno quando Amazon fa le varie offerte. Al suo interno troviamo un processore da 1,4 GHz con 1 GB di RAM, ha chiaramente le porte LAN gigabit. Che dire, con questo hardware e a questo prezzo credo che non potete trovare di meglio. E adesso non ci resta che scaricare il software, quindi andiamo su supporto, scarica, selezioniamo il NAS che abbiamo acquistato in base al modello e andiamo su desktop e sistema. In base al sistema operativo che stiamo utilizzando, scarichiamo il software corrispondente. Io chiaramente già l'ho fatto. Al termine dell'installazione, il software creerà un link sul desktop. Cliccando sul desktop, lui cercherà il NAS in rete, e infatti in questo caso ha trovato il mio NAS a questo indirizzo IP. Io vado, clicco per entrare nel NAS, vado a loggarmi materialmente sul NAS. Chiaramente io già ho impostato le password e tutto, quindi mi fa entrare nel desktop. Il desktop del NAS si presenta in queste maniere. Qui avete modo poi di settare, di come dire, installare i vari software che vi sono più congeniali, ecco. Oltre ad accedere al NAS attraverso il software che abbiamo appena visto, è possibile creare un percorso di rete. Io l'ho già creato ed è questo qui. Così facendo è possibile gestire il NAS come se fosse un hard disk collegato materialmente al PC. Quindi è possibile creare cartelle, spostare file, salvarci, cioè, insomma, gestire file come meglio si crede. E siamo arrivati al dunque. Quando all'inizio del video vi dicevo perché una persona che ascolta musica, guarda film, dovrebbe, a mio modesto parere, possedere un NAS, il motivo è questo che vedete qui. Qui c'è raggruppata tutta la mia collezione di musica che negli anni ho rippato. L'ho catalogata per file, messa in cartelle, playlist, insomma tutta la mia musica. Oltre questo ho anche tutta la mia collezione di film preferiti. E qual è il vantaggio? Il vantaggio è che prima avevo questo materiale un po' sparso per hard disk portatili, chiavette, PC e via dicendo. Adesso l'ho raggruppati tutti in un posto. Quindi non solo li ho raggruppati tutti in un posto, ma posso accedere da diversi dispositivi, da diversi TV, anche dal telefonino, da fuori casa, insomma dappertutto. Oltre a questo ho il vantaggio che c'è più sicurezza, perché creando il RAID 1 i due hard disk fanno una copia di backup, quindi se capita qualcosa a uno dei due hard disk, l'altro servirà per ripristinare file, quindi c'è maggiore sicurezza e io sto più tranquillo. E siamo arrivati al termine di questa video recensione di questo prodotto, di questo NAS. Dopo circa 4-5 mesi di utilizzo posso dire di essere soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. Riesco con tutta tranquillità a streamare video in 4K, ho la mia musica custodita con tutta sicurezza, quindi ve lo consiglio questo NAS. Come dicono quelli bravi, mettete un pollice in su, se non vi dispiace iscrivetevi al canale, e al prossimo video, ciao!